Amici di Jesolo di Piazza Aurora, buonasera e benvenuti alla finale regionale di Miss Italia Veneto, valida per l'83esima edizione di Miss Italia. Un applauso per loro, le nostre mi risposta, dai, lascio fare il lavoro ai fotografi, le nostre 37 assolute protagoniste di questa serata. Queste ragazze che si sono aggiudicate le varie selezioni che sono iniziate già dal mese di maggio ed eccole qui, pronte per conquistarsi la corona più importante. Bene, tante sono le cose che dovremo raccontare, tante sono le cose che dovremo fare, però c'è una cosa che si fa sempre all'inizio di questa serata. Perché io chiamo sul palco a questo punto colei che è la detentrice del titolo di Miss Veneto, che è Nicole Gogò. Un applauso per Nicole, che farà questa passerella e poi andrà a consegnare la corona. Ma insomma, andiamo a vedere, questo è un rito che si ripete ogni anno. Prego Nicole, va. Allora Nicole, poi salirai sul palco, faremo una chiacchierata insieme a te, ma adesso sai che questa corona va consegnata a Paola Rizzotti, la patronne, se così possiamo chiamarla, di Miss Italia in Veneto. Paola, ci sei? Vieni Paola, vieni, perché è Paola che ritira la corona, la custodisce gelosamente nel camerino per poi assegnare, eccola qui, buonasera Paola, anche tu non dici ancora nulla, lo so, vuoi aspettare il termine, però questa corona va a te e resta nel camerino, pronta per essere consegnata alla nuova Miss Italia, alla nuova Miss Venere. Poi si sa mai, magari, chissà che porti bene. Siete pronti? Potete rientrare in camerino? Nicole, noi ci vediamo dopo, ovviamente. Questa è una cosa che è una tradizione che si ripete in ogni occasione. Ragazzi, se volete potete rientrare, perché adesso ho un po' di cose da raccontare ai nostri amici del pubblico e poi toccherà a voi. Grazie. 83 edizioni di Miss Italia, io ho il piacere di portare in ogni occasione il saluto da parte della nostra patron Patrizia Miridiani, che così con tanta forza e determinazione continua a proseguire nel percorso di questo concorso straordinario. Questa sera si chiude una parentesi importante qui nella Regione Veneto, dicevo abbiamo iniziato le nostre selezioni, ricordo, nel mese di maggio, poi sono proseguite in tante bellissime location e questa sera si conclude qui, come vuole una tradizione oramai da 9 anni, qui in Piazza Aurora a Jesolo. Straordinarie queste ragazze, 37 concorrenti che si sono aggiudicate le varie selezioni, tra l'altro abbiamo anche delle ragazze che sono già delle prefinaliste nazionali, visto che si sono già aggiudicate i vari titoli regionali che sono stati assegnati in precedenza. E quindi avremo delle bellissime ragazze, andremo a conoscerle da vicino, perché non sono solo belle esteriormente, ma scopriremo le loro presentazioni che avranno davvero qualcosa in più da dare. Voglio ricordare una cosa importante, come accade in ogni finale regionale dove si assegna il titolo di Miss Veneto, io poi presento la giuria, sono stati davvero preziosi e generosi nel dedicare del tempo oggi pomeriggio, perché ovviamente assegniamo il titolo di Miss Veneto, quindi era giusto che la giuria dedicasse molto tempo, ci siamo visti, tra l'altro c'era anche molto pubblico e mi fa piacere perché avete assistito al passaggio giuria più pubblico ovviamente in piazza. Bene, adesso è arrivato il momento di conoscere da vicino le nostre concorrenti. Allora sapete cosa faccio? Siccome io faccio, non fate sorrisi, che io dico che faccio l'asta del microfono, so che non funziona, visto il mio fisico, però io mi metto a disposizione delle ragazze, perché preferisco che ogni ragazza impugni il microfono come meglio ritiene opportuno, perché poi l'asta vincola sempre molto. Allora, il microfono lo cedo io a ogni ragazza, così possono presentarsi al centro del palco e fare la loro passerella. Concorrente numero uno, sei pronta? È prontissima. È lei ad aprire ufficialmente la finale regionale di Miss Veneto in Piazza Aurora Jesolo. Concorrente numero uno, prego. Al centro del palco, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 23 anni, abito a Due Carrare e nella vita sono un'impiegata. Molto bene, prego. Chiara, concorrente numero uno.
sono Aurora, ho 18 anni, vengo da Campolongo Maggiore, frequento il liceo delle scienze umane e sono una persona molto determinata e indipendente. Benissimo, Aurora, concorrente numero 2. Buonasera a tutti, sono Carona Chiara, ho 18 anni, vengo da San Polo di Piavi in provincia di Treviso. Nella vita sono una studentessa e frequento un istituto di ragioneria e gioco a pallavolo in Serie C. Molto bene, concorrente numero 3, prego. Buonasera, mi chiamo Carla Naomi, ho 22 anni, vengo da Favaro Veneto in provincia di Venezia. Nella vita sono una commessa in wellness design e faccio la modella. Molto bene, vai! Ho 21 anni, vengo da Asolo. Al momento ho intenzione di iscrivermi a un corso di interior designer e nel tempo libero faccio equitazione. Molto bene! Vai Beatrice, numero 5! Buonasera a tutti, mi chiamo Pamela, ho 25 anni, vengo da Cesalto, dalla provincia di Treviso. Quest'anno ho realizzato uno dei miei più grandi sogni, che è stato quello di perdere più di 30 kg. Molto bene, Pamela, numero 6. Buonasera a tutti, sono Morena, ho 25 anni, vengo da Mestre e nella vita lavoro come social media manager. Hai detto tutto? Vai, la passerella è tutta tua, numero 7, Morena! Buonasera a tutti, mi chiamo Yassin, ho 23 anni, sono nata e abito a Venezia.
e nella vita lavoro come modella. È cominciato come hobby e adesso è diventato il mio lavoro. Brava, e hai scelto il palcoscenico più prestigioso per magari avere un'opportunità in più. Yassin, concorrente numero 8. Buonasera a tutti, sono Linda, ho 18 anni, vengo da Padova, frequento il liceo delle scienze umane e gioco a pallavolo in Serie D. Molto bene, anche molte sportive, anche molte sportive. Concorrente numero 9. Buonasera a tutti, sono Anika, ho 20 anni, abito a Verona, ho una scuola di majoret dove insegno, sono un atleta agonista di subacquea e cheerleading. Quest'anno ho partecipato all'edizione di Italia's Got Talent con il mio gruppo di cheerleading e una crew di ballo, aggiudicandoci 4 sì. Ma brava, ti avrei dato anche il mio 5° sì, ma contava poco. Vai, numero 10, prego. Buonasera a tutti, io sono Benedetta, ho 19 anni, vengo da San Bonifacio in provincia di Verona, sono iscritta alla facoltà di mediazione linguistiche e giornalismo digitale, pratico sin da 4 anni danza classica e contemporanea a livello agonistico e mi reputo una ragazza molto determinata e semplice. Hai detto tutto e quindi la passerella è tutto tua, Benedetta. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Vittoria, ho 21 anni e vengo da Arzignano in provincia di Vicenza. Nella vita sono una studentessa di giurisprudenza e insegnante di danza e pole dance. Ah, guarda, il tuo sguardo mi ha fatto capire che hai terminato. Vai, numero 12! Buonasera a tutti, mi chiamo Jenny, vengo da Chiampo, un paese in provincia di Vicenza. Al momento lavoro in un'azienda meccanica, ma il mio sogno è di fare la modella. Molto bene, concorrente numero 13 con noi. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Pilla, ho 22 anni, sono nata e vivo a Venezia e di professione sono gondoliera. Oltre, grazie.
Oltre a questa passione, ne ho altre due, ovvero la musica e la moda. Per quanto riguarda la musica, è una passione che ho innata fin da quando ero bambina. Ho iniziato cantando nei cori, mettendo in scena opere teatrali all'Ex Fenice di Venezia. Arrivo da un liceo musicale, dove ho fatto per tanti anni il prato traverso e tutte le materie musicali. Inoltre continuo a studiare pianoforte, composizione e canto. Infatti sono anche cantautrice con pochi inediti al pianoforte. Per quanto riguarda la moda invece, anche questa è una passione che avevo fin da piccola. Ho iniziato fregando i tacchi a mia mamma per fare le sfilate in salotto i miei. E ho lavorato come modella, lavoro tuttora come modella. È un book fotografico per esporlo alla Querinista Paglia di Venezia per una mostra che parlerà dell'antirazzismo tutto al femminile. E niente, sono felicissima e onorata di essere qui. Grazie. Grazie a te Sara, numero 14, vai! Ciao, buonasera. Buonasera, mi chiamo Deborah, ho 19 anni, vengo da Vicenza e ho appena finito di studiare liceo linguistico. Deborah, prego. Salve a tutti, sono Veronica Boscolo e vengo da Chioggia in provincia di Venezia. Ho 21 anni e nella vita mi sono diplomata da poco come organizzatrice di eventi. Molto bene, bravo, interessante come attività, vai! Buonasera a tutti, sono Serena, ho 21 anni, vengo da Cavaglion Veronese, studio biotecnologie e sono make-up artist. Numero 17, Serena. Sono Beatrice, ho 20 anni e vengo da Mira e nella vita sono una studentessa in lingue. Hai detto tutto Beatrice, vai, 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 Beatrice. Ho 18 anni e vengo da Padova. Nella vita studio scienze dell'educazione e coltivo una grande passione che è quella della danza. Infatti studio danza classica e moderna da quando ero bambina. Molto bene,
Lucia, numero 19. E quindi adesso un po' di pausa, conosceremo le ultime. Io posso, non voglio sfilare, c'è chi lo sa fare meglio di me, ma volevo vedere Piazza Aurora piena come questa sera, è bellissimo. Ci mancava una Piazza Aurora così, dopo gli anni che abbiamo passato. Noi è il nono anno che abbiamo il piacere di essere su questa piazza e vedere così tanto pubblico, tanta gente insieme, davvero grazie. Grazie, è bello vedervi. Volevo avvicinarmi a voi per trasmettervi questa emozione grande che ci state dando questa sera. Vediamo pubblico, noi che facciamo spettacolo, questo è il nostro mestiere, e rivedere gente è sempre una cosa piacevole, quindi grazie davvero per essere così tanti, grazie. Bene, adesso abbiamo detto come funzionano le serate di Miss Italia. Io tra l'altro voglio ringraziare Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it. Paola nasce qualche tempo fa, adesso non dico troppi anni, insomma, perché non va bene, ma qualche anno fa è nata come grande regista organizzatrice di sfilate di moda. Da 9 anni rappresenta Miss Italia in Veneto e anche nel vicino Friuli Venezia Giulia, e insomma mette un po' a disposizione la sua esperienza di organizzatrice e regista di sfilate anche per queste ragazze. E quindi io vorrei un applauso anche per chi lavora dietro le quinte insieme a Paola, ovviamente c'è tutto uno staff di persone, però grazie, perché oggi prove, siamo stati qui insieme alle ragazze, queste ragazze sono state davvero straordinarie in questo percorso ma anche in questa finale. Prima di andare a presentarvi il prossimo gruppo di ragazze, vorrei ringraziare i partner di Miss Italia, che sono Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua olivo minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare scorie liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute, è da sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Poi abbiamo Miluna Gioielli. Miluna è il regalo di valore che dura nel tempo, è gioiello perfetto per le ricorrenze e i momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza come quello di diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona di diamanti creata da Miluna. Poi abbiamo Chissimo Biancaluna, è l'intimo made in Italy che vedrete indossato dalle nostre splendide ragazze. Avete capito benissimo, Chissimo Biancaluna è una delle pochissime aziende che produce tutte le sue collezioni di intimo e pigiami in Italia, ma il marchio Biancaluna non è solo intimo, è un mondo intero di biancheria per la casa che potrete scoprire nei negozi di arredo tessile della vostra città. Poi abbiamo Givova, che è un nuovo partner di Miss Italia. Le meravigliose ragazze del concorso indosseranno abbigliamento sportivo ricercato di tendenza, adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza per esprimere i valori sani e positivi che abbracciano il più alto concetto di benessere. La scelta giusta per sentirsi grintose, dinamiche alla moda su givova.it. Quindi grazie ai nostri partner. Ed ora rimetto giù la cartellina perché andiamo a conoscere l'ultimo gruppo delle nostre concorrenti. Andiamo con la prossima? La concorrente numero 20 è lei. 37 sono le concorrenti e l'ordine di uscita è stato casuale perché oggi le ragazze sono arrivate, si sono pescate un numero a sorte e così è stata determinata l'ordine di uscita di questa sera. Buonasera a tutti, sono Anna Rita Console, ho 21 anni, vengo da Padova e nella vita faccio l'insegnante in una scuola materna. Molto bene. Rita, concorrente numero 20. Buonasera a tutti, sono Marlene Bianco, vivo a Roncade, un paese in provincia di Treviso. Ho 24 anni e grazie alla mia costanza e determinazione sono riuscita ad avviare una mia attività. Si tratta di una yogurteria nel cuore di Treviso. Di anche qual è? Ti facciamo fare un po' di pubblicità. Dillo! Yogurtlandia. Ma figurati, una ragazza così giovane che voglia di mettersi in un mercato come quello dell'imprenditoria, insomma, lo facciamo volentieri un po' di pubblicità.
telefono, prego. Buonasera a tutti, sono Martina Perin, ho 19 anni, vengo da Vedelago, un paese in provincia di Treviso, e nella vita faccio la parrucchiera e la modella. Molto bene, Tina, vai! Ciao. Buonasera a tutti, sono Elisabetta, abito a Sant'Urbano in provincia di Padova e ho 22 anni. Sono laureata in economia aziendale e ora sono una studentessa magistrale in economia e finanza alla Ca' Foscari di Venezia. Benissimo. Ricordatevelo. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia, ho 25 anni, vengo da Mestre e nella vita studio conservazione dei beni culturali. Hai detto tutto, quindi io mi riprendo il microfono e vai. Del palco che poi sai, vai, numero 25, prego. Buonasera a tutti, il mio nome è Gloria, ho 24 anni, sono la mamma di un bimbo di 2 anni e lavoro come commessa. Grazie. Ma che bello, sempre un po' di emozione quando dice sono la mamma. Leonardo Amir. Bellissimo, grazie Gloria. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi stasera. Mi chiamo Alessandra, ho 19 anni, vengo da Portoviro, un piccolo paesino in provincia di Rovigo. E mi sono appena diplomata in ragioneria e il mio sogno è quello di diventare pediatra. Molto bene. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica, ho 24 anni, vengo da Belluno e faccio l'impiegata. Grazie a tutti. Urlate prego.
te il microfono, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice, ho 19 anni, vengo da Valdagno, provincia di Vicenza e nella vita studio lingua moderna a Trento. Molto bene, Beatrice, non aspetto. Sono Barbieri Maddalena e ho 19 anni e vengo da Camisano Vicentino in provincia di Vicenza. Nella vita sono una studentessa di biotecnologie e pratico computazione da 13 anni. Molto bene, vai! Buonasera a tutti, sono Sara, ho 20 anni, vengo da Brogliano in provincia di Vicenza, nella vita studio economia e lavoro in un'agenzia di viaggi. Molto bene. Buonasera a tutti, io sono Giulia, vengo da Mestre, ho il diploma di liceo linguistico, studio canto, recitazione e doppiaggio e sono una persona molto ottimista e molto tenace. Buonasera a tutti, sono Alessia Giochin, ho 24 anni e vengo da Borgoricco. Nella vita sono una studentessa al quinto anno di farmacia. Numero 32, 3. Ciao, buonasera a tutti, sono Anna Tosoni, ho 23 anni, vengo da Verona, nella vita studio comunicazione e faccio la modella. Buonasera a tutti, mi chiamo Mara Stefanuto, ho 26 anni, vengo da Portogruaro.
Nella vita lavoro come receptionist e modella e nel tempo libero mi piace suonare il pianoforte. Molto bene. Buonasera a tutti, sono Veronica Canova, ho 24 anni, abito a Ponte San Nicolò in provincia di Padova e nella vita sono una studentessa di ingegneria gestionale. Molto bene. Aurora, ho 19 anni, vivo a Padova e ho studiato all'Istituto Alberghiero e attualmente lavoro come cameriera in un ristorante in Prato della Valle e ho intenzione di iscrivermi all'università nella Facoltà di Scienze dell'Alimentazione. Molto bene. Concorrente numero 36. Buonasera a tutti, mi chiamo Valentina Menduni, ho 19 anni e vengo da Padova. Nella vita pratico scherma agonistica e con risultati regionali e italiani e studio per diventare stilista e modellista. Molto bene! Grazie Valentina, grazie, grazie. Abbiamo chiuso questo gruppo. Gruppo di ragazze, abbiamo sempre parlato del titolo in palio che è Miss Veneto, ma in realtà non c'è solo il titolo di Miss Veneto, perché questa sera andremo ad eleggere anche Miss Eleganza Veneto e poi questo nuovo titolo che viene assegnato che è Miss Social, quest'anno con una caratteristica completamente diversa. Col nome Le Miss, Miss Italia racconta l'Italia, ogni ragazza di ogni regione ha presentato un video che è stato ovviamente postato su Instagram e una giuria tecnica ha scelto il video migliore. Questa sera noi conosceremo anche il nome della ragazza che è riuscita a realizzare tutto questo, il video più creativo, più originale, più particolare, e quindi avremo in realtà tre titoli da assegnare. Noi abbiamo 37 bellissime candidate al titolo di Miss Veneto, Miss Eleganza Veneto e Miss Social, ricordiamolo, e adesso le vediamo protagoniste di una sfilata. Sfilata con Givova, come dicevo prima, nuovo partner di Miss Italia. Le meravigliose ragazze del concorso indosseranno abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza per esprimere i valori sani e positivi che abbracciano il più alto concetto di benessere. La scelta giusta per sentirsi grintose, dinamiche e alla moda su Givova.it. E qui avremo in passerella un piccolo estratto della vastità delle proposte che Givova vi può offrire a voi. Givova con le protagoniste di Miss Italia Veneto. A voi. Thank you.
E grazie alle nostre miss, grazie a Givova ovviamente. Riprendo il microfono perché adesso arriva un ospite, eccoci qua. Il microfono lo vedo già acceso, l'abbiamo vista prima che ha consegnato la corona, perché la sua corona poi passerà alla vincitrice di questa sera. Con noi, Miss Italia Veneto 2021, perché questa lo sarà sempre, Nicole Cogo. Viene Nicole! Buonasera, anzi facciamo una cosa, fai subito la passerella, vai! Buonasera a te, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. E cosa si prova a tornare su questo palco dove tu l'anno scorso, più o meno di questo periodo, sei stata eletta Miss Veneto? Beh, è sempre un'emozione, sono un po' qui, però è bello, è sempre un brividino, bello. Senti, e poi tu per arrivare qui ovviamente sei passata per il camerino dove hai visto 37 ragazze che forse provano le stesse emozioni, la stessa paura in qualche modo, e poi credo che anche vincere un titolo così importante faccia un po' di paura, dia un po' di responsabilità. Ritornare in camerino in mezzo a loro, anche in questo caso, quali emozioni hai provato, come le hai viste? Ti sei rivista un po' in loro, che consiglio daresti a loro? Io sicuramente sono andata più tranquilla, però sì, ci sono un sacco di belle ragazze, molto intelligenti, molto simpatiche, sono un bel gruppo proprio. Quindi l'unico consiglio che mi sento di dare è andare con tranquillità, che viene tutto spontaneamente, quindi essere loro stesse e il resto si vede. Tu hai vissuto le fasi delle prefinali di Miss Italia l'anno scorso con 200 ragazze che arrivavano un po' da tutta l'Italia, avevate un bel gruppo formato voi del Veneto. Cosa ricordi di quell'esperienza, di quei giorni? Sono stati intensi perché abbiamo raggruppato tutto in due giorni e ho conosciuto, come dico sempre, delle ragazze stupende. Io quello che mi porto più grande di Miss Italia è il gruppo che ho trovato e che spero di portare al mio fianco per un po' di tempo. Questo lo dite tutte quante voi che avete condiviso quell'esperienza, e questo è bellissimo, perché riuscire a legare in quelle situazioni è davvero molto bello e importante. Non dico positivo, perché magari lasciamo perdere, insomma, parola che si usa poco di questi tempi, che è meglio così. Nicole, domanda banale ma mai scontata: cosa vorresti fare da grande? Cioè, quali sono le tue aspettative? Ovviamente hai partecipato a Miss Italia, quindi, come dico io, questo faro potente è rimasto puntato su di te e lo sarà sempre, perché poi Miss Veneto tu lo sarai negli annali del concorso, Miss Veneto del 2021 sarai sempre tu. E cosa vorresti fare? Come ti vedi? Allora, io mi sono appena laureata in ingegneria gestionale, quindi adesso farò la magistrale, finirò la magistrale e intanto continuerò col lavoro da modella. Poi, se si riuscirà a far combaciare entrambe le cose, se no vedremo. Ce la farai sicuramente, perché sei una ragazza non solo bella, questo si vede, ma brava e intelligente. Grazie. Quindi sono sicuro che riuscirai a fare tutto questo, perché noi davvero siamo particolarmente orgogliosi del gruppo delle ragazze che riusciamo ogni anno a trovare e che rappresenta questa regione. Ovviamente grazie anche ai giurati, che sono persone, come dicevamo oggi, tu non c'eri, ma l'ho detto alle ragazze quando abbiamo fatto il briefing, sono stati giurati che sono sempre capaci di trovare qualcosa in più in voi, che va oltre la bellezza, e questa è la cosa più bella, vi ripeto, per voi. Nicole, grazie, ci vediamo nel finale, dove tu ovviamente sarai presente. Dove li fermo, dove vai? Li facciamo fare un'altra passerella? Te l'hanno chiesto loro, mica io, Vai! Vai, Nicole! Ciao, Nicole, ci vediamo dopo! Guardate, per noi che siamo qui, che facciamo parte, insomma, del po' di lavoro di modashow.it, è bellissimo rivedere queste ragazze, perché in realtà a voi sembrerà strano, ma per noi
le rivediamo e le rivediamo e ce le ricordiamo quando le abbiamo viste alle prime uscite, lo dico per la Nicole ma lo dico anche per tutte le altre ragazze che partecipano questa sera, e rivedere alcune di loro che davvero sembra che volino su questa passerella con tanta leggerezza, con tanta semplicità, e magari le ricordiamo all'inizio del loro percorso che erano un po' impacciate, un po' più timide, un po' più timorose della passerella, ed è bellissimo, e credo che forse Miss Italia serva anche a questo, non solo a individuare la bella tra le belle come dico io, ma anche in qualche modo a seguirle in un percorso. E dico la verità, siamo davvero molto felici di vedere su questo palco questa sera queste ragazze. E a questo punto andiamo a farle sfilare ancora, perché le abbiamo viste con Givova ed ora siamo qui a Jesolo, si parlava del mare, delle piscine, della spiaggia, delle ore che potete trascorrere a prendere il sole, e ovviamente si devono indossare dei costumi da bagno, e quindi andiamo con un'uscita dedicata ai costumi da bagno. A voi, noi ci vediamo. Moda mare.
Bene, si scherzava nel dietro le quinte prima, perché ci sono delle ragazze che comunque sono già molto tranquille, perché loro sono già delle prefinaliste nazionali, avendo vinto dei titoli regionali che si sono seguiti. Sapete che Miss Italia, magari non tutti lo sanno, cioè la finale di Miss Veneto, che è questa dove si va a chiudere la stagione e si va a segnare il titolo regionale più importante, però poi nell'arco del mese prevalentemente di agosto si svolgono le varie finali dedicate a quelli che sono i partner, tipo Miss Luna, Miss Rocchetta, Mischissimo, poi c'è Miss Sorriso, e la vincitrice di ogni di queste finali partecipa direttamente, viene ammessa direttamente alle prefinali nazionali. Quindi c'è un gruppo di ragazze che è tranquillissima, che comunque alle prefinali c'è sicuramente. Allora io lascio il palco libero per loro e andiamo a vederle tutte insieme sul palco, le prefinaliste nazionali di Miss Italia, ovviamente della Regione Veneto, ad ora, a questo momento. Prego. Dico ad ora perché? Perché ovviamente loro sono in gara anche per il titolo di Miss Veneto. Però tant'è che loro sono già belle tranquille. Inizierei con Miss Miluna, un passo avanti, anzi fai la passerella, Aurora Businaro, lei arriva da Campolongo Maggiore, è stata eletta a Forte Marghera a Mestre, tra l'altro mi fa molto piacere avere qui con noi Silvia Peruzzo Meggetto, consigliere comunale di Mestre, grazie per esserci venuta a trovare quest'oggi. Alimana invece, in provincia di Belluno, è stata eletta Miss Sorriso e lei è Lucia Lorenzin di San Giorgio delle Pertiche. Alle Tenue Beach di Sottomarina di Chioggia, poche sere fa, Beatrice Bassand di Nira si è aggiudicata il titolo di Miss Cinema Veneto. Al Mirano Summer Festival di Milano invece Anna Tosoni di Verona si è aggiudicata il titolo di Miss Sport Givova Veneto. Piazza San Giorgio a Solesino in provincia di Padova, Veronica Canova di Ponte San Nicolò si è aggiudicata il titolo di Miss Chissimo Biancaluna. Complimenti ragazze, perché voi siete già prefinaliste. Adesso abbassiamo la musica, perché ricreiamo il quadro con tutte le concorrenti di questa sera, perché adesso è il momento di andare a premiare Miss Eleganza Veneto. Allora, vediamo se riusciamo, vi mettete da quella parte, grazie, e facciamo entrare tutte le altre concorrenti, perché loro ovviamente, come tutte 37, concorrono per Miss Veneto, ma non possono ovviamente aggiudicarsi il titolo di Miss Eleganza Veneto. Ci siamo, un applauso per tutte le concorrenti di questa serata, vediamo come riusciamo, ci staranno sul palco, ma cioè voi spostatevi pure avanti, perché dovete stare qui, perché poi c'è anche la premiazione di un altro titolo. Forza, eccole qui, bellissime. Eccole qua, siete tante, questo ci fa piacere ovviamente, vediamo se riusciamo, io lo so che sono io che do fastidio sul palco, in realtà io che c'entro, in mezzo a cotanta bellezza ci sono io, ma pensa un po', però oh, ragazzi, qualcuno ci voleva e facesse anche questo e quindi lo faccio volentieri. Avvicinatevi, avvicinatevi. Eccoci. Mi faccio lo so, c'è qualche fotografo, anzi ringrazio Walter Parisotto, il fotografo ufficiale di Miss Italia in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia, grazie Walter perché sei preziosissimo
col tuo lavoro fatto sempre in maniera impeccabile, quindi grazie davvero Walter per essere con noi. Ci siete tutte? Direi proprio di sì. Chiamiamo sul palco l'assessore di Jesolo, Martina Borin, per premiare. Arriverà con la fascia di Miss Eleganza. Assessore, arriva, eh. Eccola qui. Buonasera assessore, al centro del palco, perché mi farebbe anche se brevissimo, perché dobbiamo rispettare le normative, però anche se brevissimo un saluto glielo chiediamo e ci fa molto piacere. Buonasera a tutti, io purtroppo sono silenziata, nel senso che sono in silenzio elettorale, però ci tenevo a salutarvi questa sera, ringraziarvi di essere qui, per noi è un immenso piacere e augurarvi buona serata. Grazie, no, ma invece ringraziamo noi come abbiamo fatto il comune di Jesolo, perché tutto questo ovviamente senza la loro preziosa collaborazione non sarebbe possibile. Quindi grazie davvero, riporti i nostri saluti anche al sindaco. Paola Rizzotti, ci sei con la corona? Andiamo ad eleggere Miss Eleganza Veneto, che va ad aggiungersi alle altre nostre concorrenti, alle prefinali. Miss Eleganza, pensate, titolo nato per Sofia Loren. Ah, anche il gioiello Miluna, ma bene, allora chiamiamo anche il gioielliere che porterà il gioiello Miluna con noi, Simone Borghi. C'è Simone? Sì, Simone, buonasera. Borghi Gioielli, Corso del Popolo a Mestre. Vince il titolo di Miss Eleganza Veneto la concorrente numero 28, Beatrice Rossi di Valdagno, provincia di Vicenza. Non svenire però. Al centro del palco, Beatrice Rossi, Miss Eleganza Veneto. Borghi, un gioiello, no, c'è anche un gioiello, è emozionatissima, è bello, questo è bellissimo, la spontaneità, Borghi Gioielli, Corso del Popolo a Mestre, grazie a lei. Resta qui, vuole scappare, ha preso il gioiello e scappa, ha detto prendo il gioiello e scappa. Adesso c'è un'altra premiazione, vai Paola a ritirare la fascia, grazie, stasera la Paola Rizzotti faceva fare la balletta, multitasking come dico io. Perché non è finita qui, adesso c'è Miss Italia, racconta l'Italia. Io devo chiedere, aspettate un attimo, ai nostri amici tecnici della squadra di Marco Mazzon, che dovranno riuscire a fare un miracolo, perché alcune di loro, non tutte, non riguarda tutte ovviamente, alcune di loro hanno scelto, magari sono più social, di pubblicare un video sul loro profilo Instagram dedicato alla loro città, a un angolo della loro città. Una giuria tecnica è andata a scegliere quella che è l'originalità, l'idea, la presentazione, e la ragazza che questa sera si aggiudicherà il titolo di Miss Social Veneto potrà partecipare anche lei alle prefinali nazionali di Miss Italia. Attenzione, Miss Social è cumulativo, quindi non sappiamo in realtà chi ha vinto il titolo. Potrebbe essere una di quelle già fasciate, qualora avessero presentato un video, oppure una delle altre che ancora non ha vinto nessun titolo. Io chiedo ai tecnici di Marco Mazzon se mi posso, così scoprirete subito chi è. Vediamo se riusciamo a vedere sul LED wall il video che ci hanno inviato ed è il video della vincitrice. La città galleggiante è costruita su pali di legno impiantati nell'argilla sedimentosa. Thank you.
Facciamo un applauso per Sara Villa. Voglio anche dire una cosa, la voce è la tua. Sì, è la mia. Bravissima, brava. Un bel video originale, hai utilizzato un po' ovviamente la bellezza di Venezia, la tua bellezza, la tua voce, un'idea che è stata premiata da questa commissione tecnica. Quindi, cara Sara, Sara, anche tu sei una prefinalista di Miss Italia. Complimenti. Grazie. Possiamo rientrare tutti in camerino? Ok, rientrate tutti in camerino. Un po' di emozione c'è, perché insomma è abbastanza normale questo. Grazie agli amici di Marco, ma sono Max e Fabio alla regia, perché ci è arrivato proprio questa sera. Abbiamo detto, se riusciamo mandiamolo in onda, perché ci è arrivato davvero poche ore prima dell'inizio della serata, appunto, la comunicazione che Sara si era aggiudicata il titolo di Miss Social. Poi mi hanno detto in camerino, può succedere che non ho presentato Beatrice Dallan come Miss Rocchetta Bellezza Veneto, titolo vinto a Fai la Passerella al ristorante Villa Movis a Cavarzere, e ci mancherebbe. Bene, bene, bene. Ed ora è il momento di richiamare sul palco tutte le nostre concorrenti, perché adesso si avvicina il momento delle premiazioni. Prego, le 37 candidate al titolo di Miss Veneto. Adesso io mi faccio, guardate, do la possibilità a fotografi, parenti, genitori per fare la foto di gruppo, resto dietro per qualche secondo, così le schierate tutte, lo lascio anche per i fotografi, i giornalisti, un'altra bella foto di gruppo. Io vorrei fare un ringraziamento particolare a due amiche che ci hanno seguito in tante serate, che sono l'amica Erika Parrucchieri di Sottomarina, insieme ad Arianna di Estro Professione Immagine di Mira. Ci siete? Erika, Arianna, no, venite qui, non state là dietro. Voi, Erika, eccola qui, Erika insieme a Arianna. Andate al centro del palco. No, solo, dai, un attimo, una, solo qui. Hanno fatto un lavoro prezioso, perché hanno curato le acconciature di tutte le ragazze in tanti e tanti appuntamenti. Vi ringrazio, perché avete fatto un lavoro straordinario. A questo punto io richiamerei sul palco Paola Rizzotti, perché mi piacerebbe che portasse un saluto anche lei a tutto il gruppo. Cioè, Paola arriverà, non so se con corona, con fascia, non so cosa consegnare io. Guarda questa parte, perché mi stanno arrivando messaggi di ogni tipo e genere. Paola, ci sei? Paola, vieni al centro, dai, un saluto da parte tua. So che sei giustamente stanca, perché insomma seguire tutto questo non è semplice, però è la conclusione di un lungo lavoro che è iniziato nel mese di maggio, e questa sera si conclude con queste ragazze straordinarie, e ve l'abbiamo detto anche oggi privatamente. Buonasera a tutti, è vero, quando si arriva alla serata di Miss Veneto, quindi la serata conclusiva di un percorso che è iniziato a Padova nel mese di maggio, qualche lacrimuccia un po' scappa, perché abbiamo parlato anche nel backstage con le ragazze, e noi ci siamo viste e frequentate per mesi, quindi le conosco e ci si affeziona, perché poi ognuna di loro mi lascia qualcosa. Quindi sai che per me, mi vengono i brividi di parlare, l'ultima sera diventa sempre un po' complicato, perché
io mi porto a casa ogni anno della finale di Miss Veneto, quando faccio Miss Friuli Venezia Giulia, un qualcosa di loro. Quindi io le conosco tutte per nome, loro lo sanno, addirittura gli so dire il numero che avevano quando hanno vinto una selezione. Quindi è proprio una cosa, perché ci tengo, le seguo molto e quindi c'è molta commozione. Poi tornare, perché dopo questi 2 anni di Covid sono stati un po' particolari, essere qui stasera, grazie al Comune di Jesolo, in Piazza Aurora con così tante persone, io penso che sia la soddisfazione più grande per chi fa il nostro lavoro. E un grazie mio personale al Comune, ma al Comitato, a Mario Bars, a tutto il Comitato che ci supporta, ma un mio ringraziamento personale va fatto a tutti i parenti accompagnatori delle Miss, perché veramente siete stati bravissimi a sopportarle, ma anche a supportarle in questi mesi. Quindi il mio grazie personale a voi e tenetevi stretti perché avete belle e brave ragazze. Grazie alle famiglie. Andiamo a richiamare l'assessore del Comune di Jesolo, certo, se può arrivare sul palco con la fascia di Miss Veneto, l'assessore Martina Borin, poi Nicole Cogo ovviamente e ancora una volta il gioielliere di Miluna. Arriva Nicole. Poi sul palco vorrei ancora Sara Livieri e Patrick Zavarise insieme a Nicole Viotto, che sono stati i grandi ospiti di questa sera. Un ringraziamento, non so se può salire anche sul palco, a Erika, la nostra, la preziosissima collaboratrice di Paola in camerino, quindi se potete venire perché questa è un po' la festa per tutti. Grazie Sara, Patrick, un applauso anche per loro, grandissimi, bravi. Scusate. E Nicole Viotto ci raggiunge? Sta arrivando, mi dicono che sta arrivando anche Nicole. Stavo pensando di andare da quella parte così quasi, vado a far compagnia di là. Qui c'è un ammassamento di persone, io vengo, l'assembramento no, non lo diciamo. Mi metto qua, così mi godo da solo. Dov'è Nicole? Eccola qui, Nicole Viotto al centro del palco anche tu. Un applauso, la tua voce bellissima ci ha incantato questa sera. Erika, non lo so, sale sul palco, altrimenti le facciamo un applauso a Erika. Arriva, sì, vedo qualcosa che si muove, grazie Erika. Bravissima e preziosissima come sempre. Ed ora è il momento di premiare. Abbiamo conosciuto, oltre a tutte le prefinaliste, anche Miss Eleganza, anche Miss Social, manca Miss Veneto 2022. Miss Veneto 2022 è la concorrente numero... I medici una volta dicevano dica 33. 33, Anna Tosoni di Verona! È lei, Miss Veneto 2022! Ricordate, titolata come Miss Sport Veneto, quindi lei era già Miss Sport Givova Vene, quindi lei era già prefinalista, la sua fascia adesso passa e viene assegnata, lo so, Miss Sport Givova, alla concorrente numero 8, Yasin, sei tu Miss Sport Givova Veneto.
io chiedo una cosa, queste ragazze sono stanche, lo sappiamo, emozionate, tese. Io però chiedo uno sforzo, se vogliono. Mi piacerebbe ripresentarle una a una e fargli fare una passerella, perché credo che la meritano, assolutamente. Che ne dite? Chiara, vai! E poi... We'll be right back.
e poi ci siete voi, il pubblico di Miss Italia. Grazie, grazie a loro, grazie a voi, grazie al Comune di Jesolo, grazie a Paolo Rizzotti, lo staff di Modashow.it, grazie a tutti, siete stati straordinari e questo applauso va sempre solo per loro, bravo. Potete rientrare in camerino perché siete giustamente stanche e quindi rientrate pure, grazie davvero. Ovviamente comunicazione e organizzazione, preparate le ragazze con le fasce e tutto, dobbiamo fare i servizi fotografici, ovviamente su questo palco, grazie. Grazie. È bello finire quando una piazza c'è ancora tanto pubblico, perché vuol dire che vi siete divertiti e avrete apprezzato lo spettacolo. Vi ringrazio davvero tutti quanti, è stato bello ritornare in questa piazza, ritornare questa sera, ritornare con Miss Veneto, ritornare così, liberi come siamo riusciti a fare questa sera. Grazie, grazie a Jesolo. Ciao, ciao. Ciao amici di Gilifero Team, io sono Beatrice e oggi ci troviamo in Piazza Aurora a Jesolo per la finale di Miss Italia Veneto. Siamo qui con Miss Eleganza e prego, presentati. Salve a tutti, mi chiamo Rossi Beatrice, ho 19 anni, vengo da Vicenza, quindi per me essere qui oggi è stato un impegno ma soprattutto una soddisfazione perché è stata una vera e propria sorpresa, non me l'aspettavo. E... che emozioni hai provato quando hai sentito il tuo nome al microfono stasera? Non ci credevo, volevo scoppiare a piangere perché non mi sembrava reale. E sì, è stata una bella emozione, soprattutto una bella soddisfazione e una bella rivincita per quelle volte magari in cui non mi sono sentita abbastanza, insomma. Va bene, perfetto, grazie mille Beatrice. Grazie a voi. Ed eccoci qua con la finalista, come ti sei sentita questa sera? Buonasera a tutti, è stata un'emozione fantastica, è stato incredibile perché non me l'aspettavo veramente questa sera. E non ci credo ancora e sono molto emozionata. Cosa hai provato quando hai sentito il tuo nome al microfono? Quando ho sentito il mio numero non ci volevo credere, ho guardato subito se era il mio perché davvero non ci credevo, però davvero è un'emozione sempre per me. Miss Italia è un concorso fantastico, ce l'ho sempre nel cuore, sempre avuto. Va bene, perfetto, grazie mille. Grazie. Ed eccoci qua con Miss Social, prego presentati. Ciao a tutti, sono Sara Pilla, ho 22 anni, sono nata e vivo a Venezia e ho tre grandi passioni, la moda, la musica e la gondola. Come ti sei sentita quando hai visto quel video tuo sullo schermo stasera? Batti cuore, ero emozionatissima, super agitata, ho iniziato un po' a tremare dalla felicità. Anch'io ovviamente ero incredula e niente, volevo fare i salti di gioia, però mi sono dovuta contenere. Ti aspettavi di vincere questa sera? Allora, io ci speravo ovviamente tantissimo, però ovviamente ci sono sempre tantissime belle ragazze, brave in gamba, quindi ovviamente anche se parti positivo, comunque... chi lo sa come va. Va bene, perfetto, grazie mille. Grazie mille a te. Ed eccoci qua con Miss Cinema Veneto, prego presentati. Buonasera a tutti, io sono Beatrice Bassan, ho 20 anni e vengo da Mira e nella vita sono una studentessa universitaria in lingue. La mia passione più grande è il mondo della moda e vorrei affermarmi in questo campo diventando una modella professionista e niente, sono felicissima di aver vinto questo titolo regionale e... sono contentissima, emozionatissima di andare alle prefinali nazionali. Che emozioni hai provato questa sera? Beh, allora, io quando ho vinto è stata una cosa inaspettata, ero felicissima e non ci credevo finché dopo qualche giorno ho capito che ero io che avevo vinto questo titolo e ne sono grata. Va bene, perfetto, grazie mille. Grazie mille a voi.